E tanta guagna per tutti ragazzi, io sono Felix e siamo qui con l'ottavo episodio del Base Review. Innanzitutto, come sempre, vi ringrazio per il supporto che ci date e volevo ringraziarvi anche per i tantissimi commenti che avete lasciato, come sempre. Purtroppo però questa volta non ci saranno 5 episodi come avevo promesso, perché? Perché non abbiamo raggiunto i 3500 like. Quindi vi invito questa volta a lasciarne 3000 per avere 5 episodi nel prossimo Base Review, ragazzi. Adesso partiamo subito a bomba col primo villaggio. Ecco il primo villaggio odierno, ragazzi, è John Fritz dei Prototype. È un villaggio con un municipio livello 8, sembri passato anche da poco. Per quanto riguarda la disposizione del villaggio, va abbastanza bene, però ecco, non mi piacciono questi tori dello stregone messi così. E ti consiglio di metterle a triangolo il più possibile, quindi non so, sacrifica magari le torrette, le difese aeree. E soprattutto cerca di mettere il castello del clan al centro. Perché? Perché il castello del clan è essenziale per la difesa delle risorse, soprattutto vedo perché tu sei in farming. Quindi per quanto riguarda invece gli sviluppi, vedo che sta andando bene e potenzia fino al livello delle altre le nuove difese, quindi il mortaio portalo al 5 come gli altri e porta la torre dello stregone al livello 4 come le altre. E poi fai questo giro, mortai, torre dello stregone, cannoni arcieri per maxare le difese e nel frattempo cerca anche di aumentare le difese aeree, perché da questo municipio livello 8 sarà probabile che inizierà a ricevere molti attacchi con i draghi. Per quanto riguarda le truppe, perché ho visto che molti di voi mi hanno chiesto di parlare anche delle truppe, non c'è molto a dire riguardo le truppe, non tanto perché non si possa parlare di truppe, per carità, però è difficile dare dei consigli sulle truppe, bisogna vedere come giocate voi. Ad esempio posso guardare qui John che è passato all'8 ma ancora non ha sviluppato archi, barbari. Quindi il consiglio generale che vi do per quanto riguarda le truppe non è migliorare prima una o poi un'altra truppa, ma bensì migliorate le vostre truppe che usate di più per il farming, ad esempio sorcieri e barbari, quindi miglioro sempre quelli per primi, e poi miglioro le truppe per la war. Ad esempio adesso ho scoperto i Go Wipe che prima non utilizzavo tanto, quindi adesso mi sto incentrando a potenziare loro. Per quello che riguarda invece le truppe che hai nel depot, cioè diciamo negli accampamenti, ti consiglio, innanzitutto non capisco questo drago, non ha molto senso, però vabbè, e se farmi ecco con arcieri e barbari ti consiglio una cosa equilibrata, 130-70 faccio io, 120 arcieri, 80 barbari. Questo è il consiglio generale per chi usa il farming arcieri e barbari. Comunque, adesso continua così, sta andando bene però, bisogna dirlo, e migliora ecco queste torri dello stregone, e niente ragazzi, passiamo al prossimo villaggio. Eccoci ragazzi col secondo villaggio, come vi avevo detto prenderemo in considerazione anche municipi di livello più basso, e qua abbiamo Feder Cicero dell'Italy Empire X con un municipio livello 7. Bene Fede, purtroppo ti devo cazziare in quanto hai un villaggio alquanto strutturato male. Innanzitutto hai le mura, vabbè queste sarei passato sicuramente da poco al 7, queste qua le hai messe così, non capisco bene il motivo, non capisco se è proprio la struttura del villaggio che intendi mantenere oppure sono messe lì per migliorarle. Comunque sia, ti do un consiglio, porta tutte quante le mura almeno al 4, al 4 non richiedono tantissime risorse, portale quantomeno tutte al 4 e riorganizza il villaggio, perché un villaggio così non si può vedere. Innanzitutto non mettere mai nessun tipo di difesa all'esterno delle mura, perché sennò non ha assolutissimamente senso. E qui lo sto facendo, là, sto facendo il terzo mortaio. Ora che finisci quantomeno di mettere tutte queste nuove difese e hai quantomeno la base delle difese, non dico che le hai uppate ma hai la base, riorganizza il villaggio, ricordati di mettere a triangolo i mortai, mi raccomando. Le difese aeree, per capirci, ne dovresti mettere una così e una così, e le torri dello stregone sempre in linea, quindi di formare una croce con stregoni e difese aeree, e ai lati della croce a triangolo devi mettere i mortai in modo da coprire il range migliore. E per quanto riguarda invece le truppe, vediamo un po', mi raccomando appena puoi
migliora tutto quanto quello che puoi migliorare, partendo, come ho detto anche per il base review precedente, da quelle che utilizzi di più per il farming. E altri consigli, ecco, il castello del clan all'esterno mai, mi raccomando, cerca di ristrutturarlo all'interno. E questo perché? Perché il castello del clan con le truppe dentro ti dà protezione alle risorse. Infine, ultimo consiglio, non ti consiglio di pensare ai trofei se è un livello basso, se è un municipio di livello 7 trofei, non ci pensare proprio fino almeno al livello 8 avanzato del municipio al 9, perché adesso ti servono le risorse per crescere, quindi butta fuori questo municipio, metti da un lato, in modo che attaccano solo il municipio ed eviti di farti attaccare anche le risorse, e così puoi crescere tranquillo fino a poterti sviluppare a livello 8. Terzo base view di oggi, ragazzi, il villaggio è di sto cazzo del clan Sweet Madness. Vediamo un po', ah, è un bel municipio di livello 9, vedo in stato abbastanza avanzato, lo vedo dalle truppe perché hai già giganti e arcieri e barbari maxati per il tuo livello, anche i campi di addestramento sono maxati, quindi sicuramente stai un 9 abbastanza avanzato. Vediamo un po' la struttura del villaggio, la struttura devo dire che mi piace veramente tantissimo, hai il quadrato sia dei mortai che delle torri dello stregone che delle difese aeree. E le difese aeree sono esterne, ma quello che penso io è che per quanto riguarda la difesa in farming, le difese aeree sono sacrificabili, perché chi farma difficilmente fa attacchi con draghi, mongolfiere e sgherri, diciamo quelli sono più attacchi da war, quindi io anche sacrifico molto spesso le difese aeree mettendo le esterne per quanto riguarda il mio villaggio da farming. Mi piacciono questi funnel laterali e con diciamo qua sicuramente avrei messo delle trappole. Un piccolo consiglio che ti do sui funnel, metti una trappola a scatto tipo qui e una bomba qui, mentre su spazi più grandi tipo interni metti le bombe giganti e le Tesla anche, ovviamente le Tesla anche devono avere una zona a quadrato come hai messo le torri dello stregone o i mortai. Ti consiglio le Tesla però verso il core, in quanto le Tesla fanno molto male ai P.E.K.K.A. e se tu devi proteggere il core con i depositi, i P.E.K.K.A. è proprio probabile che arrivino lì già un po' indeboliti e le Tesla li devastano all'istante, li one shotano praticamente se arrivano lì un po' più indeboliti. Un consiglio molto rapido: inverti questo mortaio con la regina degli arcieri, e in modo tale da avere il mortaio leggermente più dentro e ancora più coperto, che fa moltissimi danni. Per quanto riguarda gli sviluppi, sei a un livello abbastanza elevato e sei messo molto bene, ecco, potenziati adesso le torri degli arcieri e i cannoni, ho visto che hai sviluppato tutto quello che c'era da sviluppare per quanto riguarda un livello alto. Hai il barbaro al 10 e la regina la stai portando al 9, quindi stai messo abbastanza bene. Vediamo un po' le truppe. Anche le truppe vedo che le hai uppate parecchio. Credo che tu possa fare le mongole al 6. E sicuramente non usi go wipe, perché altrimenti avresti sviluppato anche i golem. Ottima la cura maxata, quindi vedi tu cosa vuoi continuare a sviluppare, però ti consiglio quantomeno dei golem di svilupparli un pochino, perché i go wipe secondo me sono una combinazione d'attacco veramente efficace che ti fa fare almeno 2 stelle con quasi tutti i villaggi. Per il resto continua così, sviluppa questo muro appena puoi, perché hai giustamente tutto il muro a livello 8 e questi qua sono dei punti un po' deboli, anche se non fanno tanti danni se crollano. E niente, poi appena finito di fare tutti gli sviluppi ti consiglio di passare al 10 e andare bello carico verso l'upgrade massimo. Eccoci qua, ragazzi, con l'ultimo base review odierno, e ho preso un municipio livello 10 proprio per rispondere a qualcuno di voi che mi diceva: come fai tu che hai un municipio livello 9 a dare consigli a gente che ha un municipio più alto di te o comunque che è su Clash da molto più tempo? Rispondo innanzitutto dicendo che ovviamente non mi reputo il pro player ultimo e più forte in Italia di Clash of Clans, per carità, però comunque una struttura, un'idea di base su come sviluppare un villaggio, se uno ce l'ha dentro la sa sfruttare, e non è detto che un municipio livello 10 non abbia bisogno di consigli anche da uno magari che ha un municipio più basso. Quindi rispetto il vostro punto di vista, ma non vedo la necessità di avere un municipio a livello alto, maxato, essere il dio supremo di Clash per poter dare consigli agli altri. Ora, passiamo subito a questo base review e abbiamo Francesco di Stile Italiano.
Innanzitutto Francesco ti dico che non mi sembra che abbia maxato tutto quello che potevi maxare prima di passare al municipio livello 10, ad esempio guardiamo le caserme che sono ancora al 9 e le difese aeree sono al livello 6 addirittura, da municipio livello 8 che tu le potresti, cioè sono difese aeree da municipio livello 8, quindi sicuramente sei passato troppo presto al 10. Per quanto riguarda la struttura invece è messa abbastanza bene in quanto abbiamo il famoso quadrato di mortai di Torri dello Stregone e gli archi AX ne hai solo due anziché tre, sì, sono messi bene, stessa cosa per le torri inferno, quindi diciamo nonostante i tuoi sviluppi non siano eccelsi il villaggio è messo abbastanza bene. Quindi io adesso ti consiglio però di incrementare le difese innanzitutto. Le torri dello stregone tu non le hai maxate al livello 8 perché al livello 9 sì del municipio si possono fare già un livello superiore, stessa cosa per quanto riguarda i mortai e tutte le altre difese. Hai fatto un errore a passare a un livello più elevato perché adesso troverai meno risorse, soprattutto a questo livello basso di Lega. È più difficile trovare risorse, non per una questione di non si trovano risorse, ma bensì perché le risorse vanno in base al municipio. Quindi se voi attaccate con un municipio più alto e un municipio più basso di voi di qualche livello avrete il 20-40% in meno di risorse da poter prendere. Comunque tutti questi calcoli potrete vedere sul nostro sito perché Bovo fece un articolo specifico su come calcolare le risorse. Quindi andare molto avanti comporta un fattore di trovare meno risorse e stare in una lega così bassa come la tua Oro 3 è più difficile trovare gente come il tuo municipio. Quindi ti consiglio adesso con estrema calma di potenziare tutto quanto, la struttura puoi lasciare anche questa qua, però niente, devi potenziare assolutissimamente le difese. Hai potenziato i cannoni che sono le cose più inutili in quanto sono le difese meno forti, anche le torri d'arciere sono molto basse, quindi piuttosto che pensare ai cannoni pensa ai mortai, pensa alle torri dello stregone, pensa alle tesla che non vedo, però sicuramente anche quelle magari non avrai maxato. E cerca di maxare le caserme. Vediamo un po' invece le truppe. Le truppe invece ha fatto un discreto lavoro per quanto riguarda le truppe base e anche le truppe di nero, perché comunque domatore sgherri al 5 e hai le streghe maxate, anche le pozioni sono messe bene. Quindi per quanto riguarda invece le ricerche devo farti un complimento perché hai sviluppato abbastanza tutto quanto in maniera omogenea. Quindi niente, come detto e ripeto, cerca adesso di essere arrivato ormai al 10, riassetta tutto quanto e sviluppa le difese perché altrimenti è un villaggio troppo vulnerabile. Bene ragazzi, il video finisce qui, vi ricordo di arrivare a 3000 like per avere 5 episodi, cioè 5 base review nel prossimo episodio. E spero il video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti se avete voglia di sentire qualcos'altro su questo mio base review, magari qualche altra informazione che mi passa per la testa o che secondo voi possa essere ancora più utile. E da Ferix è tutto, ci vediamo al prossimo video, bella a tutti ragazzi.